Agrippa. Marco Vipsanio Agrippa, nato nel 63 a.C. e morto nel 12 a.C., è stato un politico e generale romano. Fu amico e genero di Ottaviano, il futuro imperatore Augusto. In qualità di fedelissimo collaboratore e generale assai valente, si rese protagonista di alcuni tra i più grandi successi in battaglia di Ottaviano. Con le sue molte competenze militari e amministrative, fu inoltre uno dei principali artefici della costituzione del sistema che portò l'impero a un rapido splendore e Roma a un'espansione dei confini prima mai conosciuta. Nato in Veneto o in Istria, Agrippa era di estrazione piuttosto modesta. Divenuto ufficiale di cavalleria, si era distinto al fianco di Ottaviano nel corso della battaglia che nel 45 a.C. Giulio Cesare aveva affrontato in Spagna contro i repubblicani conservatori. Tornati vittoriosi a Roma, Giulio Cesare inviò i due amici ufficiali a migliorare le proprie competenze militari ad Apollonia, dove erano di stanza le legioni macedoni. Agrippa qui si fece apprezzare immediatamente per l'attitudine al comando e la destrezza, ma ebbe modo di apprendere anche molte nozioni di architettura. Nel 44 a.C., quando si trovavano ancora in Grecia, li raggiunse la notizia dell'assassinio di Giulio Cesare. Ottaviano tornò subito a Roma, mentre Agrippa, che aveva assunto il comando delle legioni macedoni, lo seguì a breve per dargli manforte. Ottaviano, infatti, insieme a Marco Antonio e Lepido, aveva appena formato il secondo triumvirato, sfidando apertamente Bruto e Cassio, i due cospiratori repubblicani, da poco resisi colpevoli del truce cesaricidio. A Filippi, le due fazioni si scontrarono apertamente nel mese di ottobre del 42 a.C. In questa occasione Agrippa fece mostra delle sue straordinarie doti militari e contribuì come pochi alla vittoria di Ottaviano. Il suo prestigio cresceva e Ottaviano cominciava a ritenerlo indispensabile. Nel 41 a.C. Agrippa fu a capo delle truppe che infine piegarono Lucio Antonio, fratello di Marco Antonio, nella vittoriosa battaglia di Perugia e l'anno successivo fu inviato a reprimere una sollevazione degli Aquitani in Gallia. Inoltre, non pago di aver sedato la rivolta, traversò il Reno e punì le tribù germaniche per le aggressioni subite, primo generale romano dopo Giulio Cesare a osare tanto. Ovunque fosse protagonista, in breve la battaglia volgeva a suo favore, ma ostentava anche grande modestia e sebbene al suo ritorno a Roma Ottaviano gli avesse offerto un magnifico trionfo, Agrippa lo rifiutò per rispetto all'amico, accettando tuttavia di ricoprire la carica di console. Come riferisce Cassio Dione, nonostante questi grandi successi, infatti, la sua modestia era tale che nonostante fosse il primo consigliere e aiutante di Augusto e sempre intervenisse nei suoi progetti più ambiziosi ed edificanti, mai ne reclamava il merito o si vantava degli onori e dei privilegi che l'imperatore gli offriva in cambio dei suoi servigi. Sempre, anzi, agiva a vantaggio sia del principe stesso che del popolo. Ottaviano sapeva ormai di poter contare su un militare valorosissimo e dalla superba visione strategica, oltre che fedele amico. Scrive Cassio Dione, si narra che Mecenate una volta si confidasse con Augusto con queste parole: «Hai reso Agrippa talmente potente che ora o diviene tuo cognato o sarai costretto a eliminarlo». Ma i piani del futuro imperatore comprendevano ancora Agrippa e prevedevano di arrivare a una supremazia anche in mare. Sesto Pompeo, comportandosi negli ultimi anni davvero pirata, aveva assunto il controllo delle coste italiane, accumulando ingenti ricchezze e minacciando la stessa Roma. Ottaviano aveva già affrontato Pompeo, ma subendone due cocenti sconfitte a Messina nel 37 e nuovamente nel 36 a.C. Ancora una volta Agrippa, dopo aver preso il comando delle navi di Ottaviano, sconfisse quello stesso anno il figlio di Pompeo Magno a Nauloco nelle acque di Milazzo, annientando completamente la flotta di Sesto in una memorabile battaglia e guadagnando come onorificenza una corona rostrata, realizzata in oro e decorata con prue di navi. Per raggiungere un tale successo, aveva imposto con la sua leggendaria determinazione un ferreo addestramento ai soldati e aveva realizzato strutture moderne ed efficienti come il porto di Cuma, in cui le sue truppe potevano perfezionare la propria tecnica. La sua grande esperienza in mare tornò utilissima anche nella straordinaria vittoria che nel 31 a.C. Ottaviano conseguì ad Azio contro Antonio e Cleopatra e che segnò la definitiva affermazione del futuro imperatore. Nel 27 a.C. Agrippa fu nominato console per la terza volta, quindi venne inviato in Gallia
per occuparsi di riforme tributarie e lavori pubblici. Nel 21, per volere dell'imperatore, Agrippa fu costretto a separarsi dalla moglie Claudia Marcella, sposata nel 28, e convolare a nozze con Giulia, la figlia di Augusto, rimasta vedova giovanissima. Claudia gli diede 5 figli, tra cui uno venuto alla luce poco tempo dopo la morte di Agrippa. Nel 19 a.C., Agrippa fu alla testa di una campagna militare per spegnere una rivolta dei Cantabrici in Spagna. Quindi ricevette la nomina di governatore della Siria nel 17, rendendosi ben voluto per un'oculata e magnanima amministrazione. Durante gli anni di governatorato, ristabilì inoltre un efficace controllo romano sul Chersonoseno Cimmerico, la regione dell'odierna Crimea. Nel 13 a.C. fu infine inviato oltre il Danubio per l'invasione di terre ancora in mano ai barbari e la costituzione della provincia romana della Pannonia. Morì l'anno dopo in Campania a 51 anni, all'apice del potere e lasciando una nutrita schiera di figli avuti dai suoi 2 matrimoni. Così ancora Cassio Dione riferisce dei suoi ultimi giorni. Augusto fece in modo che il potere di Agrippa crescesse. Gli conferì la potestà tribunizia per altri 5 anni, poi lo inviò in Pannonia, regione che si stava preparando ad attaccare Roma, e tutto questo dopo aver messo nelle sue mani un potere più grande di quello che qualunque generale che si trovasse fuori dal suolo italiano. Agrippa, sebbene fosse già inverno, intraprese comunque la sua missione. I Pannoni, atterriti dalla sua offensiva, decisero di ritirarsi e Agrippa si apprestò a fare ritorno. Giunto in Campania però si ammalò gravemente. Non appena Augusto ne ebbe notizia, subito si precipitò al suo capezzale. L'imperatore trovò il suo generale già morto e allora volle che il corpo fosse portato a Roma e qui esposto nel foro. Coperta la salma con un velo, pronunciò il discorso funebre. La processione che seguì tenne conto di tutti gli onori con il medesimo rito che l'imperatore volle poi fosse applicato per il suo stesso funerale. Il corpo di Agrippa venne cremato e le sue ceneri riposte nella tomba personale. Così dunque morì Agrippa, il più nobile tra i suoi contemporanei, come lo definisce ancora Cassio Dione, colui che aveva goduto dell'amicizia di Augusto e aveva sempre cercato il maggior beneficio per il principe come per la comunità intera. Infatti, quanto più era virtuoso rispetto agli altri, tanto più mostrava spontanea umiltà nei riguardi dell'imperatore. Tutte le sue energie, il suo coraggio e la sua saggezza erano a vantaggio di Augusto, mentre i privilegi e il potere che otteneva dall'imperatore li utilizzava per rendersi prodigo con gli altri. Per tale motivo fu sempre bene amato dal suo principe come dagli altri cittadini. Grazie alle sue competenze nel campo dell'architettura, eletto edile nel 33 a.C., Agrippa si adoperò a Roma per il restauro degli acquedotti più antichi e la costruzione di nuovi, l'Acqua Iulia e l'Acqua Virgo. Secondo il volere di Ottaviano, attuò la nuova politica edilizia dell'appena nato impero, costruendo terme, portici e giardini e facendo di Roma una città ancora più bella e funzionale. Il Pantheon di Adriano cita, riportando per intero sulla trabeazione, l'iscrizione che era già stata del tempio costruito in precedenza da Agrippa, e cioè Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta, fece.